Questa tecnica di massaggio riequilibrio yin yang fa parte di un bagaglio antichissimo che viene chiamato Tuina. Il Tuina è il massaggio cinese. In questa metodica si fondono gli elementi del Tuina e del micromassaggio cinese. Il micromassaggio cinese è una tecnica che ho avuto la fortuna e l'onore di apprendere dal fondatore dell'agopuntura in Italia, il professor Ulderico Lanza, che mi ha trasmesso i segreti di questa antica arte. Questa metodica ha lo scopo preciso e specifico di essere, tant'è vero che viene nominata come una sorta di agopuntura senza aghi, e la commistione di queste due metodiche, il massaggio cinese, che è molto simile per alcuni versi al massaggio occidentale, se non per i principi che lo reggono, che sono quelli dell'equilibrio energetico, e la tecnica più specifica del lavoro sui punti secondo la metodica del micromassaggio, la fusione di queste due metodiche rende utilissima questa tecnica in tutte le situazioni in cui vi è una dissociazione, uno stacco, un disequilibrio tra lo yin e lo yang del corpo. Tradizionalmente il tutto è riconducibile al Tuina, poi dal Tuina è stato estrapolato il micromassaggio cinese grazie all'esperienza dei primi maestri francesi, del Borsarello, e in Italia Ulderico Lanza è stato il padre di questa metodica, a lui tanti altri grandi maestri, Caspani ed altri, e l'hanno resa però una tecnica quasi indipendente. Il Tuina non fa un lavoro specialistico, addirittura fa delle modalità diverse per tonificare e disperdere. E reintegrarle fa parte un po' della mia esperienza personale, di aver imparato queste metodiche separate e reintrodurle in una fusione che la rende abbastanza unica. Dopo aver eseguito questa manovra si fanno due movimenti, uno di Kafa, che è un va e vieni in spinta nella zona dei reni, eseguito con tutto il palmo della mano. 10-15 passaggi. Ora eseguirò delle manovre di An Fa, di spinta, spinta con la pressione di tutto il corpo sul palmo della mano, ai lati della colonna. Le mani vanno incrociate in maniera da dividere il peso in spinta con direzione leggermente obliqua per non andare addosso alla colonna vertebrale. Questa è l'unica, tra virgolette, metodica di massaggio che può essere fatta, tra virgolette, da uno che non sa nulla, per cominciare. Poi gli interesserà, approfondirà gli studi, e se no rimane comunque una metodica da fare, diciamo, in casa, la persona che conosce, per riequilibrare qualsiasi disturbo. Ho visto gente cominciare per la prima volta a toccare una persona e scoprire che la persona si è rilassata, ha dormito meglio, si è sentita meglio, respira meglio, dorme bene. E quindi cominci già a vedere degli effetti positivi, e il professionista le integrerà tutte le sue tecniche.